Sì. Lo alzi un po' questo. Sì. Sì. Sì, sì. Ma c'è se fai. Sì, 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 sì. E c'è in piazza? Prova microfono, si prova, quindi conosceremo insieme quelli che sono i consiglieri e naturalmente... Voi dovreste alzarvi le tastiere sul mio mondo, qui davanti. È il momento di cambiare, con Peppe si può ed insieme governare. Finalmente migliorare. Ed insieme governare. Finalmente migliorare. Grazie. Grazie Mario Nania, insieme si può. Facciamo vedere queste bandiere, tutti insieme a festeggiare il nuovo governatore della Calabria, Giuseppe Scopelliti! Grazie a tutti! Grazie, mamma quanta gente! E poi dobbiamo dire insomma che il tuo inno, la tua canzone ha portato fortuna, perché insieme si può è proprio lo slogan che poi Giuseppe Scopelliti ha scelto per la sua campagna elettorale. Volevo Elisabetta Foti e Mario Nania, la musica di Mario Nania e l'arrangiamento di Roberto Ragno. Quindi grazie. Ci sembrava doveroso cominciare con questo inno, con questa sigla. Grazie ancora Mario Nania, insieme si può. Grazie, grazie. Grazie a tutti.
E allora stasera tutti gli elettori, tutte le persone che hanno creduto in questa sfida, tutte le persone che hanno la speranza in un cambiamento che possa riguardare non solo la nostra città ma anche l'intera regione, questo è l'augurio che naturalmente noi sia da Reggini che da Calabresi in questa serata ci vogliamo fare. Cercheremo di festeggiare insieme il neo governatore, lo faremo con uno spettacolo ospitando su questo palcoscenico gli artisti reggini, ovvero coloro che vanno in giro per tutta l'Italia a portare avanti il nome della Calabria e soprattutto il nome degli artisti della nostra Calabria che rappresentano un po' l'orgoglio di Reggio della nostra città. Cominceremo con questo spettacolo musicale di cabaret e poi più tardi insieme conosceremo i nuovi consiglieri regionali che sono stati appena eletti e non mancherà certamente il saluto e il ringraziamento da parte del mio governatore, dottor Giuseppe Scopelliti. Come vedete su questo palcoscenico c'è posizionato il primo gruppo, saranno proprio loro ad aprire, come diciamo noi, le danze, ad aprire proprio i battenti di questa splendida serata. Sono i Marvel, un gruppo reggino composto da validi musicisti e affermate cantanti, attualmente impegnato in varie tournée. Le voci straordinarie di questo gruppo sono quella di Melania, vieni Melania, che sarà la prima cantante di questa serata. Buonasera. Ciao, ciao Melania, facciamo un applauso perché sono grazie tutti artisti della nostra... For a hero, people need someone to look up to, and never find anyone for the feeling. And a place to be, and so I let you depend on me. I'm a soul. I miss the labels of belief. No matter they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest and lovable, it's a burning to me. Contenta di partecipare a questa serata, anche perché sono ultra contenta di aver votato il nostro sindaco che è diventato governatore della Calabria e lo stimo come persona perché è davvero davvero un uomo bravissimo. Grazie, facciamo un applauso, dai, perché è normale che le persone che saremo qui in questa serata siamo delle persone che per un verso o per un altro dobbiamo dire grazie anche come artisti, davvero per le occasioni e le opportunità che grazie al sindaco abbiamo avuto nella nostra città, quindi siamo rimasti legati a questa terra perché abbiamo avuto anche delle chance importanti. Vi lascio a Mariolina Mazzeo, accompagnata naturalmente dalla musica dei Marvel. Stars written news, I'm living too deep. I wanna be part New York, New York. These vagabond shoes, I'll melt in the wind, right through the very heart of it, in New York.
Questo Cristiano che parla a fare? Oh, ma date una sigaretta? Ma è che poi ti nasce senza sigarette? Allora, se sei troppo carina, ti posso conoscere. Allora, praticamente io, no, ci tenevo a essere qui presente nonostante l'influenza. Aspetta un attimo, sono raffreddato, però volevo un attimino tutelarmi per vedere, insomma, se le imitazioni mi uscivano lo stesso bene. Provo a fare un cantante, vediamo se lo indovinate, significa che comunque è stato fatto bene l'imitazione, se no faccio un cantante, provate a indovinarlo, allora provaci anche tu. Una vita da mediano a recu... Era d'Alessio. E allora, facciamo così, io volevo cantare una canzone, approfittando anche del fatto che Peppe Scopelliti è diventato governatore della Calabria, facciamo un applauso a Peppe, facciamolo forte. Una canzone cantata da lui. Quindi Peppe Scopelliti che canta, aiutato dal presidente della Regina Foti e dal presidente della provincia Pino Nemo Rabbia. Allora facciamo un trio, quest'oggi cantiamo il ragazzo della via Gluck, Peppe Scopelliti inizia, Lillo Foti, Pino Nemo Rabbia. Vai. Allora questa, scusate, Aiano in Balzano, Veneziano, finiscono tutti in ano, una giunta che ha culo, allora... Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso a Tremulini. Foti, un attimo. Ma è in una casa, ma è fuori città. Gente tranquilla che realizzava là dove c'era via Giudecca, ora c'è un tapirulan. Pino Nemo Rabbia. E quella casa in mezzo al verde ormai via Bogotà. Assumiamo così e no. La facciamo tutta, se no. Siccome mi hanno detto loro. Allora, questa è una città che cresce. Purtroppo c'è questa. Mi hanno imposto di fare 4 minuti e mezzo. Siccome già sono passati 2 minuti e 45 secondi, ce l'ho in testa. Fra un po' arriverà il vero sindaco. Intanto salutiamo chi è Telereggio. E Telereggio, auguri perché. Insomma, auguri. Fai il compleanno, Leo, è vero? No. Ah, mi hanno detto male. Chiudiamo con Ligabue, perché Ligabue è una vita da loiero, praticamente mi ha mandato il fax, Ligabue ha detto, ho scritto una canzone, una vita da loiero, dove spiega i motivi della sconfitta di loiero. Io ce l'ho qui il fax. I motivi della sconfitta. Una vita da loiero, con ste cacchio di primarie. 10 mesi per capire se ti fanno candidare. Una vita da loiero a recuperare voti. In questi anni hai fatto pure peggio di Chiara Vallotti. Una vita
vita dallo ieri. Quanti dirigenti assunti, ma lo stesso Peppe ti ha lasciato quasi 30 punti. Finale. Una vita dallo ieri. 5 anni alla regione son bastati per capire che sei proprio un gran... Grazie, arrivederci. Grazie, vale. Pasquale Capri. Giuseppe Scopellite nei confronti della città di Reggio Calabria. Con noi stasera Manila Mazzaro. Buonasera. Ciao, grazie Marilena, posso chiedervi un applauso? Grazie, grazie. Marilena, grazie a te per la splendida presentazione. Ti lascio al... Allora, che meravigliosa piazza, grazie di cuore per questa accoglienza. Tutti noi qui siamo qui riuniti veramente per festeggiare con l'affetto e il cuore, vi assicuro, io per prima, una persona grandiosa. Un successo che ha colpito, vi assicuro, persone oltre la Calabria. Non è successo solo della Calabria, è successo delle persone per bene, mi permetto di dire. E siamo tutti qui per Giuseppe Scopellitti, nuovo governatore della regione Calabria, ma... So che lui è praticamente vicino alla piazza, ma noi abbiamo invitato degli artisti importantissimi, tutti legati alla città di Reggio, alla Calabria. E voglio chiamare qui sul palco subito una cantante, vi assicuro, ha secondo me una delle voci più belle in Italia. Lei è diventata famosissima con un brano cantato in coppia con Eros Ramazzotti, Amarti è l'immenso per me. Vi ricordate che voce meravigliosa, un vero talento internazionale, signore e signori, Antonella Bucci. Buonasera. Grazie Manina. Cambio microfono. A te Antonella. Buonasera Reggio. Un applauso al nostro nuovo, anzi al vostro e anche diciamo nostro, perché siamo ormai di Reggio, governatore, un applausone! La canzone che vi canto stasera è una canzone scritta da Eros Ramazzotti, è stata presentata da me al Festival di Sanremo. Il titolo è Il mare delle nuvole. Io vi auguro un mare di sogni. Grazie. Se a volte anche tu hai sognato di fare un tour lassù nel mare delle nuvole, dimmi se sai il suo significato. Sulle mani Reggio! Sarà il bisogno di uscire dai muri, bravi, di tante case, tutti anche lì dietro, di tanti cuori, muri che rinchiudono dentro, cresciuti con me, quanto tempo ci vorrà per venire fuori, più fuori, yeah, perché non è bastato mai far finta di star bene da soli, stai qui con me, forza Reggio, qui accanto a me c'è posto per un sogno, se mi credi stai qui per me. Distanti, stai qui con me.
sulle mani, scaldiamo l'ambiente che tra fuori è il nostro governatore, su Reggio! Siete Lo sai che ti adoro, Antonella Bucci! Grazie Manila, sei un tesoro. Senti, ma se loro battessero a tempo, no? E noi si improvvisasse insieme un rap? No, lascia perdere. No, è arrivato Peppe. Allora, facciamo che tirate sulle mani e chiedete che arrivi subito Peppe. No, dici, no? Un momento. Un po' di suspense ancora, suspense. Dai. Ma aspettiamo bene, un attimo. Va bene. Grazie Antonella. Grazie, ciao Renzo! Crepi, ciao Dani, ciao. Sì, perché il palco lo lasciamo ad un gruppo reggino, voi conoscete benissimo, musica dance degli anni 70-80 e la voce incredibile di Adele Campita. Signore e signori, il vietato vietare! Ciao a tutti, buonasera! I wanna spend so many nights to give me higher, give me woe, and I go strong. And let me high, you gotta love and you'll forget. Oh,
posso dire che proprio il talento, la disciplina e il cuore fanno di lei una delle più grandi artiste in Italia. Signore e signori, la vostra, la nostra Alma Manera! Grazie Manila. Ciao Reggio, grazie a tutti. Grazie. Grazie. Un inno dedicato alla nostra terra, straordinaria, ricca di risorse meravigliose che siete voi. Voi siete la Calabria, Reggio Calabria. Grazie. Un inno alla gioia in ebraico, che sia di buon auspicio al lavoro di Peppe, dei neoeletti e del nostro futuro. Una terra meravigliosa, la Calabria. Questa sera, perché con questa festa, che non è solo l'elezione di un governatore, ma è l'elezione del nostro governatore, una persona che noi abbiamo visto crescere e con la quale siamo cresciuti, io personalmente, quindi grandi emozioni. Che questo incantesimo d'amore li accompagni per tutta la vita insieme alla loro piccola Greta. Incantesimo. Grazie. 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 Ciao Nino.
ride. Su, forza Reggio, forza! Io e nulla so. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città sto guardando, guarda chi sorprenderà. Regionali eletti, chiaramente le persone che dovranno collaborare insieme a Peppe Scopellitti per la nostra Calabria. E comincio con Pietro Aiello da Cosenza PDL, Giovanni Bilardi da Reggio Calabria, presidente Scopellitti, Giuseppe Caputo da Cosenza PDL, Antonio Carrighi da Reggio Calabria PDL, Giampaolo Chiappetta da Cosenza PDL, Alfonso Dattolo da Crotone UDC, Luigi Fedele da Reggio Calabria PDL, Gianluca Gallo da Cassano UDC, Gentile Giuseppe da Cosenza PDL, Grillo Alfonsino da Vibo Valentia Scopellitti presidente, Candeloro Imbalzano da Reggio Calabria Scopellitti presidente, Salvatore Magarò da Cosenza Scopellitti presidente, Mario Magno da Catanzaro PDL, Francesco Morelli da Cosenza PDL, Alessandro Nicolò da Reggio Calabria PDL, Giovanni Nucera da Reggio Calabria PDL, Fausto Orso Marzo da Cosenza PDL, Salvatore Pacenza da Crotone PDL, Claudio Parente da Catanzaro Scopellitti presidente, Francesco Pugliano da Crotone Scopellitti presidente, Antonio Rappoccio da Reggio Calabria Insieme per la Calabria, Nazareno Salerno da Vibo Valentia PDL, Giulio Serra da Cosenza Insieme per la Calabria, Francesco Antonio Stillitani da Vibo Valentia UDC, Francesco Talarico da Cosenza UDC, Domenico Tallini da Catanzaro PDL, Michele Trematerra da Cosenza UDC, Pasquale Tripodi da Reggio Calabria UDC, Santi Zappalà da Reggio Calabria PDL. Eccoli qui, i consiglieri regionali a seguire, i parlamentari, Gegè Caligiuri, Antonino Foti, Giuseppe Galati, Tonino Gentile, Lella Golfo, Giovanni Dima, Nucara Francesco, Iole Santelli, Vincenzo Speziale, Giuseppe Raffa che è il vostro vice sindaco di Reggio. Tutti qui! In bocca al lupo, buon lavoro e a seguire le bandiere, forza! Fatemele vedere sventolare!
e un grande, grande applauso per il governatore Giuseppe Scopelliti. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie, grazie. Buonasera. Ce l'abbiamo fatta, ci eravamo lasciati con questa intenzione, siamo stati bravi. Grazie, grazie a tutti. Mi hanno detto che avete ballato fino adesso, è vero? Hanno fatto della buona musica. Abbiamo preferito non fare un grande evento con personaggi, abbiamo preferito valorizzare le risorse del nostro territorio, tanti giovani artisti, brillanti professionisti che sono anche un segnale importante della nostra terra. Io volevo salutare innanzitutto e ringraziare Manila che ha fatto, che è da presentatrice di questa serata, la vorrei invitare qui per un saluto ovviamente anche voi. Come tutti sapete, al di là di essere stata Miss Italia, di essere ormai una showgirl, una presentatrice, un personaggio del mondo dello spettacolo, insomma ormai è diventata celebre sotto tutti i punti di vista, è anche la moglie di un famoso calciatore, del mitico capitano della nostra regina Ciccio Cozza, che è qui, che vorrei a sentire, e siccome è anche un amico, eccolo qua, c'è anche Ciccio, il nostro capitano, il capitano di tante battaglie. Dicevo a loro tutti gli artisti che si sono esibiti, che ringrazio affettuosamente, stati uno per uno insomma ricordati per questa loro presenza e per questa loro esibizione. Ovviamente ringrazio anche tutti i parlamentari calabresi che sono qui questa sera, i dirigenti dei partiti, i consiglieri regionali che sono stati eletti, qui c'è una grande rappresentanza, alcuni avevano già avuto diciamo impegni, qualcun altro magari ha approfittato del fine settimana, però sicuramente li ringrazio tutti, li ringrazio affettuosamente per aver contribuito insieme ai candidati a regalarci questo grande successo, quindi un grazie e soprattutto i complimenti per una condizione straordinaria di questa campagna elettorale che è stata veramente condotta con grande saggezza da parte di tutti, con grande serenità e con grande qualità anche di tematiche politiche, insomma ringrazio ovviamente tutti quanti, il senatore Gentile, Lella Golfo, il senatore Speziale, l'onorevole Nucara, l'onorevole Foti, insomma i parlamentari, c'è anche il senatore Meduri, insomma l'onorevole Dima, l'onorevole Mancini e poi tutti coloro che sono stati già chiamati in causa e che sono intervenuti. Bene, c'è anche Saverio Zevettieri dei socialisti, insomma c'è una folta rappresentanza, c'è anche, fatemelo ringraziare personalmente, oggi abbiamo avuto anche la rappresentanza degli amici catanzaresi, non le traverse, il presidente Vandaferro, ma Sergio Abramo, Sergio vieni, tu che sei stato il sindaco di Catanzaro e che hai in quegli anni avvicinato insieme al sindaco Falcomatale due città e hai svolto un ruolo importante che ha aperto le porte anche a questo risultato, quindi grazie, non sei stato della partita in prima persona ma lo sei stato di più perché mi sei stato accanto in campagna elettorale e mi sei stato molto vicino perché con te ho fatto tante cose in queste settimane, siamo stati insieme in giro per la Calabria, quindi grazie anche a te Sergio e ovviamente sei una grande risorsa per questa nostra terra, grazie. Per amici, che dire, adesso diventa la parte più difficile, perché adesso c'è la parte più impegnativa, quella che significa tanto lavoro, come si suol dire sudore, sacrificio, capacità di costruire un futuro. Adesso tutte le cose belle che ci siamo raccontati in questa campagna elettorale dovranno diventare realtà, perché chi mi conosce come voi sa molto bene che le cose che abbiamo sempre detto poi si sono tramutate in opere, in realizzazioni, in impegni concreti.
E allora è stata una campagna elettorale bellissima, vissuta all'insegna, diciamo così, di momenti di grande esaltazione, perché anche qualche giornalista in qualche circostanza ha detto ma noi vediamo che c'è poco fermento, la gente non vuole andare al voto. Io vedevo invece l'entusiasmo crescente che c'era in Calabria attorno al centrodestra, attorno alla nostra coalizione, e questo lo notavo in tutte le sedi, in tutte le città, anche nelle città più storicamente rosse, dove io andavo, i cinema, le piazze, i teatri, le sale erano sempre non piene, stracolme di gente che ha visto in noi, diciamo, una prospettiva, che ha visto in noi una classe dirigente nuova, che ha visto in noi forse anche una speranza, perché no, l'opportunità di dare a questa terra finalmente una svolta decisiva, importante, straordinaria, utile, funzionale allo sviluppo di questa nostra regione, di questa nostra Calabria. Allora vi devo dire veramente che è stato molto bello. Adesso è finita anche ieri sera con i ballottaggi. Ieri sono partito da Acri a fare un comizio, poi sono andato a Lamezia, poi da Lamezia a Vibo, da Vibo a Gioia Tauro, dove a Gioia Tauro... Silenzio, sempre tu parli, silenzio. Dove a Gioia Tauro sono riuscito a fare meglio di tutte le altre città. A Gioia Tauro sono riuscito a prendere l'84% dei consensi, e quindi un grande applauso a Gioia, perché è stata una vittoria straordinaria. Anche ci sono città come Lamezia dove ho preso il 68%. Io ho detto, beh, prendere un risultato del 73% della mia città è sicuramente bellissimo e straordinario, ma magari la gente mi ha votato perché mi ha conosciuto, ha misurato le qualità, le opere che abbiamo fatto, la capacità di governare, giudizi più o meno contrastanti, voglio dire, ognuno esprime il proprio pensiero, però la mia città lo ha fatto con un grande, grandissimo consenso che mi ha sempre, diciamo così, colpito e mi ha sempre emozionato, perché questa è una grande città. Al di là di tutto, poi nelle grandi città è difficile governare anche i consensi, perché c'è molto consenso di voto d'opinione, c'è molto consenso che viene gestito, insomma, e governato attraverso, diciamo, meccanismi dei partiti, insomma, e non è facile. E quindi in una città di quasi 200.000 abitanti, una città metropolitana, prendere il 73% è sicuramente un risultato anche qui bulgaro per alcuni aspetti. E di questo ringrazio sicuramente la mia città. Ma voglio ringraziare tutta la regione e tutte le città di questa regione, perché vedete, in tutte le città abbiamo ottenuto un grandissimo risultato, un eccellente risultato, abbiamo conseguito numeri incredibili che nessuno si aspettava, cioè il risultato è stato un risultato uniforme, in tutte le province abbiamo non vinto soltanto, abbiamo anche stravinto. Basta guardare quando l'ex governatore Loiero, da oggi a mezzogiorno ex Loiero, diceva ma Scopelliti vincerà solo nella sua Reggio, perché è amato nella sua città, nella sua provincia. E io dicevo no, ma non sarà così, perché io vedo il fermento, vinceremo anche nelle altre province. E lui continuava a sostenere col suo portavoce, col suo portaborse, col suo portacqua, insomma, con i suoi più stretti collaboratori. Tutti quanti dicevano, anche domenica in televisione, vinceremo noi di 2-3 punti. E io gli ho detto in un faccia a faccia, ma come fai a vincere se tu hai i sondaggi come ce li ho io? E i sondaggi mi davano già oltre 20 punti avanti. Come fai a vincere? Perché culturalmente e concettualmente un uomo come lui, che è datato politicamente, pensava che gli ultimi 15 giorni, fatto di tanta clientela, fatto di tante prebende, viva Santa Maria del Cedro, e in provincia di Cosenza, e dicevo lui era convinto, distribuendo, venendo a Reggio Calabria a inaugurare la diga sul Menta, e qui c'è l'onorevole Nucala, ci vogliono 2 anni, onorevole Nucala, ci vogliono ancora 2 anni dei famosi 30 che attendiamo la diga sul Menta. Lo ieri aveva anche detto, vi porterò l'acqua sul Menta, è una giornata storica, tutta una serie di palle, consentitemi il termine appropriato, che sono soltanto il sintomo della mala politica, perché bisogna avere il coraggio di dire ai cittadini le cose come stanno, bisogna avere il coraggio di dire le cose così come stanno, non bisogna avere alcun timore, perché questa è la politica che noi abbiamo messo in campo in questi anni, e quando abbiamo avuto delle responsabilità ce le siamo assunte fino in fondo, perché questo oggi significa fare politica in Calabria. E allora io dicevo ma scusa, ma se ci sono oltre 20 punti? E lui diceva no, ma io sono avanti, vinco.
Forse non era sicuramente neanche lui convinto di questo risultato. Infatti quando ha perso ha detto, alla dichiarazione a caldo, ha detto ho perso perché ha vinto sicuramente il migliore, però è inspiegabile questo, non riesco a darmi una ragione. E io francamente di ragioni ne avrei tante, ne avevo tante al tempo da indicare all'Oiero, però l'hanno fatto molto bene i calabresi, l'avete fatto molto bene voi, avete indicato la strada, avete spiegato molto bene che chi governa e governa male, chi è incapace a governare non è destinato a continuare la sua esperienza. E in maniera molto cinica e fredda la Calabria ha detto: chi sbaglia paga. E allora oggi questo monito, questo segnale non va soltanto ad Agazio Loiero, io l'ho detto anche agli amici della coalizione del centrodestra, questo segnale è un segnale per tutti noi, questo segnale è un segnale anche per noi, perché se tra 5 anni non saremo stati in grado di dare risposte importanti e di governare bene la nostra Calabria, saremo noi nelle stesse condizioni di chi oggi ha governato. E allora ecco perché dobbiamo avere un solo grande obiettivo, un solo grande bisogno, avvertire una sola grande necessità attraverso il lavoro, la dedizione, la passione, l'amore che nutriamo verso questa terra, verso la Calabria, lavorare ogni giorno per dare risposte importanti. Non sarà facile, perché troveremo tante incrostazioni, tante problematiche, tante difficoltà, tante situazioni drammatiche, però dovremo rimboccarci le maniche e lavorare ogni giorno per raccontare una nuova Calabria, che è quella che noi vogliamo costruire. Questo è il vero messaggio. Non potremo arrivare dopo 5 anni e dire sapete, ma la sanità c'ha 2 miliardi, c'ha 4 miliardi di debiti, è perché ce l'ha lasciato Loiero, è colpa di Loiero. Dopo 5 anni noi dovremo raccontare cose diverse da Loiero. Dovremmo dire: Loiero ci ha lasciato 2 miliardi e 100 milioni di euro, beh, noi stiamo consegnando una sanità in pareggio, stiamo consegnando una sanità dove i malati trovano risposte, dove i bisogni della gente vengono soddisfatti, dove la gente non emigra per andare a trovare una risposta sui temi della sanità, dove qui finalmente c'è un personale medico che lavora non sulla scorta delle tessere di partito che è in tasca, sulla scorta della meritocrazia e della qualità che riesce a mettere in campo, perché la gente ha bisogno di risposte. Perché la sanità è una cosa seria. Ecco perché ringrazio tutti quei manager e i vari direttori, dirigenti, presidenti delle varie società, dei vari enti, che non hanno vinto un concorso e che non avendo vinto un concorso sono stati nominati dalla politica. E in quanto nominati da Agazio Loiero sono parte di questa stagione fallimentare. E io ho detto fin dall'inizio devono andare tutti a casa. E ringrazio tutti coloro che hanno avuto il garbo, la cortesia, in nome di questo nuovo cammino, in amore verso la propria terra, di renderci il lavoro più facile e più agevole. Io ringrazio il dottor Perri, direttore generale del Pugliese Giaccio di Catanzaro, ringrazio il dottore Ruben Curia, un reggino che è direttore generale a Vibo, ringrazio tantissimi altri che ho già citato e ricordato in questi giorni, che attraverso telegrammi, attraverso anche una serie di comunicazioni telefoniche mi hanno fatto sapere della loro disponibilità immediata a mettersi da parte all'atto dell'insediamento. E questo è un bel segnale, perché vedete, per coloro che hanno deciso di non mettersi da parte, noi troveremo il modo, secondo le norme, e già ci sono anche le leggi, quello non hanno capito, sullo spoil system che ci consente di fare questo. Avremmo gradito un gesto di grande bontà e di grande testimonianza verso di amore verso la propria terra, per rendere il lavoro meno faticoso, quindi più agevole, e quindi dare una risposta importante. Ma soprattutto, vedete, io non contesto questi che vogliono restare arroccati sulle proprie poltrone per prendersi le grandi prebende, ma che non si sono mai meritati. Io vorrei fare una riflessione con voi rispetto a quelli che pensano, dopo 5 anni di aver servito la logica del potere di Loiero, oggi di raccomandarsi tramite i collaboratori, gli amici, i parlamentari, i consiglieri regionali, per cercare di dire: ma sì, ma io sono un tecnico, io posso servire alla causa. Non ci sono raccomandati, noi siamo contro i raccomandati, devono andarsene a casa, perché non serve ricordarsi adesso di voler servire la causa. Dovevate servirla prima, quando avevate gli strumenti, le risorse, i finanziamenti per fare qualcosa di buono per la nostra terra. Non lo avete fatto,
perché avete soltanto sfruttato le risorse nelle logiche clientelari per poi chiamare le persone e dire adesso votate lo IERO perché bisogna votare lo IERO. E noi questa logica non è una logica che va a penalizzare chi ha fatto soltanto, diciamo così, un servizio, di una logica politica. No, noi guardiamo al sistema meritocratico, nessuno di questi ha meritato, nessuna eccellenza emerge oggi c'è in Calabria rispetto a questi settori vitali della vita della burocrazia regionale. E quindi vogliamo il ricambio, vogliamo governare con uomini che andiamo a sceglierci noi perché hanno la nostra fiducia, la nostra considerazione, hanno la nostra stima, perché oggi tocca a noi governare, tocca a noi scegliere con chi governare, perché risponderemo noi tra 5 anni e allora noi vogliamo scegliere i migliori che ci sono in Calabria, siano essi di centrodestra, siano essi di centrosinistra. L'ho detto in questa piazza prima delle elezioni, l'ho detto in tutte le piazze della Calabria e lo ribadisco anche qui questa sera. Noi vogliamo scegliere gli uomini migliori, non chiederemo di che tessera di partito hai, ma se uno è bravo, deve essere misurato perché è bravo e deve stare a un posto importante, perché la nuova Calabria la costruiamo così. La costruiamo così, altrimenti commettiamo gli stessi errori di Agazio Loiero e compagni. La faziosità non paga. Oggi in questa terra le migliori ricchezze, le migliori risorse vanno messe, diciamo così, al servizio della collettività. E allora dobbiamo fare questo grande, portare avanti questo grande impegno, riuscire a servire sempre di più la nostra terra attraverso questa iniziativa. E chiaramente abbiamo tante cose da fare, adesso io non so cosa raccontarvi, nel senso che abbiamo fatto tante iniziative, tante manifestazioni, se non ribadirvi l'impegno totale e l'adesione sempre a ciò che abbiamo detto. Vedete, proprio domani mattina andrà in onda telecamera una trasmissione su Rai 2, se non vado errato, insomma, adesso non so precisamente, non ricordo, e proprio su da telecamera io ho detto una cosa molto importante che secondo me è fondamentale. Quando io raccontavo in campagna elettorale del Mediterraneo, delle scelte di prospettiva di questa terra, del futuro, dei prossimi 30 anni, cioè in termini, diciamo, di in progress, partendo già da subito, dove arrivare tra 30 anni per trovare ricchezza, solidità e forza, dare slancio a questa terra rendendola sempre più baricentrica sullo scenario del Mediterraneo, il sottosegretario Scotti mi ha chiamato nei giorni scorsi e lo ringrazio anche per conto del sottosegretario Craxi, su indicazione del ministro Frattini, perché avendo letto una delle queste mie dichiarazioni interviste sui giornali nazionali hanno detto: beh, adesso incominciamo a chiamare i presidenti di tutte le regioni del Mezzogiorno per discutere di Mediterraneo, per discutere di sviluppo e di futuro di questa terra. Ecco, questa è una cosa che a noi alletta, che a noi piace. E ieri mattina ho incontrato in aeroporto un amico che è anche Vice Ministro del Commercio Estero, che è l'onorevole Adolfo Urso, che mi ha detto: adesso sì che possiamo lavorare insieme, perché lui è il commercio estero e possiamo incominciare a parlare di internazionalizzazione delle imprese, possiamo incominciare a parlare come, e lui sta avviando uno studio, lo sta già per fare e nelle prossime settimane mi darà già qualche riscontro per verificare se ci sono le condizioni di poter portare le nostre imprese verso sud e incominciare a fare un discorso con i paesi rivieraschi proprio per dare forza alle imprese calabresi sul Mediterraneo, perché noi, ricordate, l'abbiamo già detto in altre circostanze, rappresentiamo nel sistema paese lo 0,1% in tema di internazionalizzazione delle imprese, cioè siamo zero. Ecco perché diventa importante riuscire a sviluppare tutte queste tematiche e a realizzare questi percorsi, perché aiutano a far crescere questa regione. La regione non cresce se noi abbiamo, diciamo così, la possibilità di trovare nel pubblico impiego delle risorse per fare assunzioni, assumere gli amici, i compari e tutto il resto. Questa regione cresce se noi riusciamo a farla sviluppare sul livello turistico, quindi far arrivare qui i turisti che hanno le risorse per spendere, se noi riusciamo qui a realizzare imprese che siano in grado di aggredire i mercati stranieri e quindi i mercati anche sul Mediterraneo. La Calabria cresce se riusciamo a rendere baricentrica sempre di più Gioia Tauro nel campo del transhipping, perché non solo, attraverso tutta una serie di scelte che significa egemonia sul Mediterraneo, se noi riusciremo a rendere appetibile, attraente e interessante questa regione. Ecco perché è importante, perché altrimenti, così facendo, se restiamo chiusi tra queste quattro mura, corriamo il rischio di fare quello che hanno fatto gli altri, cioè le logiche del campanile, le logiche delle
legate a una situazione in cui ognuno nel rischio di essere poveri, di fare la guerra tra poveri e cercare di portare tutti per sé, per la propria terra, per la propria città. Io non voglio fare questo, io non sono intenzionato a fare questo, io voglio, così come è stato il voto unanime, uniforme, voglio rendere unita e coesa questa grande terra, perché possiamo camminare tutti insieme, perché se creiamo una Calabria a due velocità non andremo da nessuna parte, perché la stagione del federalismo non ci spaventa, ma per reagire alla stagione del federalismo dobbiamo attrezzarci per aggredire queste problematiche. E allora, incominciando dal discorso delle grandi infrastrutture, il ponte sullo stretto, che se invece il governo Prodi lo avesse, se invece di bloccarlo 2 anni fa, nel 2006 il governo Prodi, 4 anni fa, il ponte sullo stretto, e il nostro ministro Bianchi, nostro perché era il rettore dell'università, ha bloccato lo sviluppo dell'economia del mezzogiorno, nel momento in cui interveniva la crisi internazionale nel paese, entrava la crisi, loro hanno bloccato un'opera così strategica e funzionale allo sviluppo di questi territori. Hanno una responsabilità enorme, questi non dovrebbero governare per 40 anni se Fodi dipendesse da noi, per i prossimi 40 anni. E poi hanno bloccato anche l'alta velocità. Io ho sentito il ministro Matteoli da 6 elezioni lunedì e gli ho detto: caro Altero, non ti darò il respiro, perché per me le grandi vie di comunicazione, le grandi infrastrutture sono fondamentali e strategiche alla crescita della regione, altrimenti noi siamo distanti e distanti da tutto il mondo. Non possiamo, se non accorciamo le distanze, non possiamo pensare di rilanciare questa terra. E se io sono qui oggi è perché anche tu l'hai voluto, è perché l'ha voluto il presidente Fini, è perché l'ha voluto il grande presidente Berlusconi, però sono qui perché voi oggi con me dovete costruire l'avvenire e il futuro di questa terra. E vi devo dire che proprio quell'altro giorno che sono stato a Roma per la prima volta, ho trovato già qualche ministro, qualche sottosegretario, qualche uomo, qualche amico nostro come Maurizio Gaspari ed altri che mi hanno detto: beh, adesso ci dobbiamo incontrare. Adesso dobbiamo sederci e incominciare a discutere su come lavorare per sostenere la rinascita della Calabria. Ecco, io queste cose voglio sentirmi dire dai miei amici che hanno il compito di governare a Roma, perché da soli noi possiamo portare avanti progetti, idee, tante belle speranze, mettere in campo tante iniziative importanti, però ci vuole da una parte la capacità di spendere bene i fondi comunitari, che sono tanti e sono sufficienti a dare respiro a questa terra, ma dall'altra ci sono delle responsabilità che non sono in capo all'ente regione, che sono in capo al governo nazionale, e queste responsabilità bisogna cercare di incominciare a ricordarle in modo che ci sia un'assunzione immediata. E siccome tra l'altro ovviamente lo stesso presidente Berlusconi mi ha detto molto chiaramente: conta su questo governo, perché tu lo sai che noi vogliamo costruire la nuova Calabria insieme a te, vogliamo aiutare questo mezzogiorno, noi non perderemo solo un attimo per portare avanti idee, per cominciare a lavorare in un tavolo capace di concretizzare azioni, per cercare di dare finalmente respiro a questa terra. Questo è il nostro vero grande obiettivo, è l'obiettivo di tutti questi signori che sono qui, che non sono soltanto i tanti eletti che ringrazio ancora una volta, ma è anche l'obiettivo di questi altri signori che sono insieme a noi questa sera, che sono i tanti parlamentari che hanno lavorato e che continuano a lavorare e lo faranno ancora con maggiore dedizione oggi che siamo noi al governo, per sostenere la battaglia e la causa di questa terra, perché noi oggi abbiamo messo una grande squadra in campo. Questa è la nostra forza è l'unità e la coesione di questa classe dirigente, e più marceremo uniti e più saremo coesi e più risultati porteremo verso la Calabria. Io non lo chiedo questo come fatto mio personale di aspirazione o di necessità per governare meglio, lo chiedo perché questo penso sia il pensiero più grande e il desiderio più bello che chiedono i calabresi. Ecco perché dovremo risolvere qualsiasi difficoltà, superare ogni problema insieme, perché noi oggi rappresentiamo la vera speranza per questa terra, perché dall'altra parte, cari amici, e l'ho detto a Vibo, l'ho detto alla Mezza, l'ho detto dappertutto, c'è un problema serio, ancora non sono arrivati alla resa dei conti. Se voi immaginate che Bersani disse non più tardi qualche mese fa: in Calabria dopo il 28 e 29 di marzo faremo i conti. Io credo che qui chi incomincia a chiedere le dimissioni di Tizio, del provinciale, del regionale, a destra, a sinistra, a Cosenza, a Vibo, a Reggio, a Crotone, a Catanzaro,
c'è una grande confusione nel momento in cui cominceranno ad addossarsi le responsabilità e a individuare i responsabili. Secondo me azzereranno un'intera classe dirigente e questo sarà un conflitto aperto nel centro-sinistra, ma mentre loro faranno i conti al loro interno, noi oggi abbiamo una responsabilità maggiore, abbiamo una responsabilità diversa, è quella di governare per costruire una Calabria migliore, per costruire il nostro modello di buon governo in Calabria, perché questa è stata la nostra aspirazione, perché questo abbiamo raccontato a voi in tutte le piazze della Calabria, perché questo è il nostro desiderio, perché questo è il nostro sogno, perché questo si dovrà avverare in 5 anni, perché questo significa mantenere fede agli impegni assunti con la collettività. Questo significa mantenere fede agli impegni che abbiamo assunto con gli elettori e i cittadini calabresi. Ecco perché credo che partirà già dalla prossima settimana. Oggi finalmente, anche in questo abbiamo fatto ridere il Paese. Oggi finalmente a mezzogiorno sono stato proclamato governatore, presidente della Regione. Quindi a tutti gli effetti parlo da presidente e loro sono qui a tutti gli effetti nella qualità di consiglieri regionali di questa nostra bella e amata Calabria. E allora guardate, molto semplicemente, io credo che dobbiamo soltanto dalla prossima settimana, quando sarà martedì, mercoledì, decideremo adesso insieme, telefonando all'Oiero per dire che andremo, come fatto di cortesia e di garbo, come ho già fatto quando sono stato a Catanzaro, è una persona più grande di me e ho telefonato per dire ci vediamo prossimamente, insomma auguri un po' difficili, auguri di che? Auguri di che? E qualcuno ha detto auguri di che? A Roma direbbe di che auguri? Auguri. Insomma c'è poco da fare gli auguri. No, adesso voglio dire, andremo nei prossimi giorni per prendere contezza di questo impegno, ci insedieremo, dovremo lavorare assiduamente, sarà una battaglia dura, molto difficile, nei primi mesi sicuramente dovremo cercare di studiare bene, molto bene tutto il sistema, dobbiamo dare continuità alle cose positive, poche, sicuramente molto poche che troveremo, dovremo cercare di arrestare e arginare le cose negative in modo da interrompere e da ostruirne, diciamo così, il cammino, perché sono deleterie e non sono produttive per la Calabria. Avremo un bel da fare. Io conto nel giro di pochissimo di mettere anche in piedi la squadra di governo e presentarla alla Calabria per dire che rispetteremo quell'idea di mix tra gente esperta di qualità, molto professionisti, gente che ha fatto politica e conosce molto bene la politica, e noi magari giovani, gente eletta, comunque in generale, gente che si affaccia all'esperienza e che può portare un contributo diverso, quindi i giovani possono portare anche l'entusiasmo, la passione, quell'idea di una visione diversa anche della politica. Ci saranno anche le donne, signora, sarete accontentate, ci sarà anche una rappresentanza sicuramente delle donne e questo non c'è dubbio, perché ritengo che dobbiamo costruire veramente una squadra all'altezza. Questo è importante. Io non credo che ci saranno grandi nomi, gente che servirà per fare la facciata. Io pretendo e mi auguro che ci siano, perché questa è la mia aspirazione, così farò sicuramente, così costruiremo, così faremo, una squadra che sia in grado di lavorare giorno e notte, che sia in grado di produrre risultati, una squadra concreta, una squadra che è ricca di passione e di partecipazione, una squadra di persone per bene, di persone oneste, di persone trasparenti, di persone che diano garanzia sotto tutti i punti di vista, a cominciare dal piano morale. Questo è il grande impegno che dobbiamo portare avanti, perché vedete, anche nella sanità, io penso che, come in tanti comparti, il malcostume non è soltanto quello che abbiamo lasciato alle spalle nella Prima Repubblica, come qualcuno diceva, perché così ci siamo ripuliti. No, c'è un malcostume che c'è anche in questa nuova stagione della politica, nella Seconda Repubblica. E se noi nella sanità incominciamo ad azzerare gli affarismi, per dirla molto chiaramente, le logiche delle mazzette e degli affari, riduciamo di almeno un 10-15% il deficit della sanità. Incominciamo a fare le cose in maniera diversa e meglio, nell'interesse della gente. Queste cose sono cose importanti, sono cose fondamentali, perché una classe dirigente si deve sapersi contraddistinguere per la sua capacità di realizzare un'azione politica seria, coerente, costruttiva, positiva. Questa è la vera grande sfida che noi abbiamo oggi di fronte. Sappiamo che lì ci sono tanti soldi,
ci sono tanti interessi, ci sono tante logiche perverse, ma noi dobbiamo ostruirne il percorso perché vogliamo ricominciare una nuova stagione. Ci vorrà del tempo, ma sentiranno il nostro fiato sul collo, sapranno che noi queste cose non le tolleriamo e conosceranno con i fatti che noi vogliamo costruire la nuova stagione della politica in Calabria, della fatta di buona amministrazione, fatta di gente che non tutela gli interessi di pochi, delle lobby che hanno poi a cascata gestito i consensi, perché noi vogliamo lavorare per voi, per il cittadino comune, per i tanti cittadini onesti, per i tanti professionisti, per la tanta gente per bene, per la tanta gente che ogni giorno sogna di poter vivere in una città, in una Calabria diversa. Questo noi faremo, questo abbiamo fatto in 8 anni in questa città e questo faremo nei prossimi anni nella Regione Calabria, perché questa è la strada maestra da seguire per realizzare tanti progetti ambiziosi, seri, forti, capaci a dare una risposta adeguata alla grande collettività calabrese. E allora dobbiamo ripartire da qui, da questi segnali. Noi in questi giorni siamo stati in giro per la Calabria e proprio in questi giorni dicevamo con Giovanni Dima, con Geppino Caputo, con Fausto Orsomarso, con gli amici che sono stati eletti, con Giacomo Mancini nella provincia di Cosenza, e lo dicevamo col senatore Tonino Gentile. Eravamo a San Giovanni in Fiore, cari amici, siamo stati a San Giovanni in Fiore martedì, la città storicamente più rossa della Calabria. Siamo stati accolti da un fiume di persone, da un mare di gente. C'erano oltre 3.000 persone con noi in corteo che festeggiavano la nostra vittoria. Ecco, anche lì dove da 60 anni e più regna e governa il comunismo, la sinistra, noi siamo entrati e abbiamo dato un segnale di grande vitalità, di grande fiducia, di grande speranza. E quella attestazione di stima, quel gesto, caro Tonino, e lo abbiamo ricordato più volte, rimarrà scolpito sempre nei nostri ricordi, perché è la dimostrazione che la gente, quando c'è una classe dirigente capace e di qualità, vuole cambiare, e quando cambia lo fa non pensando e non badando ai partiti, lo fa scegliendo le persone in maniera molto chiara. E allora questo deve essere un momento oggi di festa, un momento importante, ne abbiamo già vissuto oggi uno molto bello per me particolare nel campo dello stadio della mia regina, della nostra squadra, perché per me la regina ha un senso, mi ha sempre dato delle grandi soddisfazioni, per me la regina è sempre stata una passione. Come tifo per tutte le squadre calabresi sicuramente, ma per me la regina è un pezzo del mio cuore, quindi scusatemi se dico questo, ma e oggi vedere 20.000 persone allo stadio è stata un'emozione bellissima, tutti questi striscioni, questa festa. Purtroppo avevo raccomandato a Giacomo Tedesco, a qualche un altro ragazzi, ho detto mi raccomando, oggi dobbiamo vincere, non ce l'hanno fatta, però dobbiamo salvarci, perché poi dobbiamo risalire in Serie A, perché la regina è una bandiera di questa Calabria e le bandiere vanno sempre sventolate. Il presidente Foti lo sa, perché nonostante le tante difficoltà che sta attraversando la nostra squadra, lui è stato ed è ancora un grande presidente. Noi dobbiamo stare vicino, perché comunque la regina può ambire e può guardare al futuro, ma non soltanto la regina, perché poi tante squadre calabresi vanno bene, c'è tutte le altre squadre di Serie A, di serie inferiore di calcio, le squadre di pallavolo. Ecco, lo sport deve rappresentare un altro, abbiamo parlato forse poco in questi mesi di sport, perché abbiamo dato priorità a altre cose, ma lo sport, per chi lo sa, per me, il presidente Mimmo Praticò, che sicuramente ci ascolta, sa molto bene che lo sport ha sempre rappresentato un veicolo straordinario di formazione, quindi di cultura e quindi anche in termini, diciamo, di aggregazione, quindi rappresenta in cima i nostri pensieri, e dobbiamo ricominciare a ricostruire da qui anche una legge regionale dello sport che manca da tanti anni, che invece va approvata, che è quasi pronta, che stiamo lavorando per definirla e per ultimarla. Dobbiamo dare tante risposte, dobbiamo dare risposte ai bisogni del lavoro, dei nostri giovani. Io ho visto in queste settimane la passione e il coinvolgimento di migliaia di giovani in giro per la Calabria. Ecco, come possiamo non lavorare per loro? Lo dobbiamo fare, perché è la dimostrazione
che noi non possiamo perdere le grandi risorse, ma penseremo a tutti. Dovremo pensare ai nostri bambini, dovremo pensare ai diversamente abili, dobbiamo pensare ai lavoratori, quindi agli inoccupati, dobbiamo pensare ai nostri giovani della terza età che a Reggio Calabria ci hanno regalato tante soddisfazioni e tantissimo stimolo a fare bene, che io ricordo sempre con grande affetto perché mi hanno regalato le gioie forse più belle di un amministratore, vedere tanti giovani della terza età ballare, danzare, viaggiare, stare insieme a noi, recuperati in pieno alle loro funzioni all'interno della società. Queste sono le soddisfazioni vere della politica, quelle che contano, quelle che ti fanno capire e comprendere che fare bene amministrazione ha un senso. Quando lasci il segno, quando dai una speranza, quando restituisci forza, coraggio e dignità a una terra, questo è sicuramente il risultato che ti porta a dare risposte importanti. Ecco perché non possiamo fallire. Ecco perché il nostro compito è un compito difficile, ma è un compito sul quale ci giochiamo la nostra credibilità, perché noi abbiamo messo la nostra faccia e su questo non potremo venire meno. Dobbiamo lottare per raggiungere tanti traguardi. Vi ripeto e continuo a sostenerlo, non sarà facile, avremo bisogno di tempo per lavorare, ma tanti segnali li daremo passo passo, quello che abbiamo detto piano piano lo realizzeremo. Avremo bisogno forse di ancora più di tempo, non lo so, però da subito cominceremo a lavorare, siamo convinti che tante cose le potremo realizzare. L'idea di guardare al nostro mare, al mare della Calabria, che è bellissimo, incantevole, che non può essere più sporco, perché deve essere un mare pulito. Lavoreremo da subito per cercare dove è possibile entro quest'estate di risolvere i problemi, anche se il tempo è molto minimo, ma da qui a un anno e mezzo dovremo risolvere i problemi per dire che questo è il nostro mare e che qui si può stare finalmente in vacanza, perché è anche uno strumento per attrarre quello che è il turista. Dobbiamo lavorare tanto, dobbiamo investire molto, dobbiamo fare tantissime cose, dobbiamo dare soprattutto un'immagine credibile a questa terra, dovremo fare una grande operazione, che è quella di credibilità, di capacità di attrazione di questa terra, perché non è facile, basta ricordare, lo diceva ieri sera anche il sottosegretario Nitto Palma, proprio a Vibo, ha detto, ma vi ricordate che c'era un assessore che era vibonese, che la gente grazie a Dio ha mandato a casa, anche lui, che diceva che il mare era radioattivo in Calabria. Ci hanno fatto un danno questi della giunta regionale, che è un danno enorme, di una responsabilità, di un'incapacità e di una capacità, diciamo, a dare un'immagine distorta alla nostra terra senza eguali. Hanno fatto tanti danni, ma noi non potremo fare tra cinque anni, dire tra cinque anni, purtroppo, ma loro ci hanno lasciato i danni. Noi tra cinque anni vi dovremo raccontare sul tema della sanità, dove siamo intervenuti e come abbiamo migliorato la sanità, come abbiamo risolto o comunque ridotto le criticità nella sanità, sul tema dell'ambiente e quindi l'assetto idrogeologico delle varie problematiche, come siamo riusciti a intervenire per dare ai nostri territori maggiore sicurezza, maggiori garanzie, come oggi il mare pulito rispetto al passato. Sul tema dell'occupazione giovanile, se la percentuale è tanta tra i 15 e i 20, 32 anni o i 24 anni, 26 anni, c'è un livello di percentuale tot di disoccupazione, come abbiamo lavorato in 5 anni per ridurre drasticamente il tema della disoccupazione giovanile. Questi saranno i temi che noi metteremo in campo. Queste saranno le valutazioni che voi dovrete fare sul nostro operato tra cinque anni, perché non potremo venire a raccontarvi barzellette né frottole, ci misureremo sui dati e sui fatti, altrimenti dovremo fare una scelta diversa, quella di andarcene a casa anticipando quello che è, diciamo, la sentenza del popolo e quindi del cittadino. Noi speriamo invece di ritrovarci, di rivederci tutti insieme, per dire che cinque anni non sono bastati, ma sono stati sufficienti per fare tante cose, ma che ne servono altri cinque per migliorare, per far crescere ancora di più la nostra terra. Questa è la cosa importante che noi vorremmo raccontare e condividere con voi questa nuova ed esaltante stagione. Ecco, ci saranno tanti anni di lavoro, tanti anni di sacrificio, ma vogliamo realizzare questa grande idea, vogliamo realizzare questo grande progetto. Sono convinto che porteremo a casa questo risultato se troveremo sempre più coesione, compattezza, unità, scelte di grande convergenza, se lavoreremo così come è giusto che sia, con l'amore che ci contraddistingue, per dare forza, sviluppo, occupazione, ricchezza, valore aggiunto a questa nostra comunità.
Questo deve essere il giuramento di fedeltà che tutti insieme facciamo all'atto dell'insediamento, per dire che il nostro grande obiettivo, che la nostra grande vera passione, che il nostro grande amore si chiama la nostra terra e la nostra Calabria. Questo è il nostro vero grande sogno, questo è il nostro vero grande desiderio, questo è il vero grande obiettivo che noi vogliamo perseguire. Grazie ancora una volta, grazie. Grazie a tutti voi, grazie alla mia Reggio, grazie a tutta la Calabria, grazie per questo grande consenso che ci avete dato. Speriamo di ritrovarci sempre per festeggiare insieme, per conseguire grandi successi, per dare ai nostri figli una grande prospettiva, per regalare alla Calabria un futuro migliore e un futuro diverso. Viva la Calabria! Canti la mano dai e canta insieme a me. Il cielo è dentro noi, azzurro più che mai. Questa forza grande, così grande ormai, dentro me, dentro te, più grande che mai, è come un fuoco acceso dentro il cuore. Il nostro canto va delle città, sui campanili giù, fino all'estremo su. Il cielo è dentro noi,
azzurro più che mai. E questa forza grande, così grande ormai, dentro me, dentro te, più grande che mai, è come un fuoco acceso dentro il cuore. Salutiamo gli artisti di Lager, così.
Se qua c'è il rischio di Dai signora! Quando venite? Tu lo sai, lei si è iscritta contro la gioventù a 13 anni, sua nonna me l'ha portata dalla mano e mi ha detto che la consegno, iscrivere al fronte della gioventù a 13 anni, vuole fare finora. Sì, ma ora devo mandare a Sanremo. Se ne avete fatto io glielo dico, aspetta però. Massimo, ma mani un Dio. Non lo so, non l'ho visto. No, vitti più. Ci vediamo già. Ci vediamo. Non faccio parte, auguri ancora. Ciao per finito. Ciao Minuzzo. Manco mi sento. Scusatemi, fate avanti. Non ti preoccupare.
che deve salire. Fallo passare. Peppe. Attilio. Siamo della sicurezza, non lo preoccupare. Ci siamo? Dai, spostatevi, vi facciamo male. Spostatevi adesso. Spostatevi per cortesia. Italia, fammi fare una